È la gara degli assenti. Entrambi mister Puggia e Cappanera assistono alla gara dalla tribuna. Nel Mignanico fuori per squalifica Bernardeschi e ultimo turno per Rasero, oltre agli infortunati Deodato e Beccucci, mentre tra gli ospiti fuori Amos e Roberlo, con Guerrieri a mezzo servizio che parte dalla panchina. Piccardo ha subito la palla del vantaggio ospite, conclusione abortita da distanza zero, quella del numero 11. Azzurrana ancora velenosi al 14esimo con Rampini che scarica per il sinistro di Alessandro Damonte, che dà solamente l'illusione della rete. Ma l'occasione più clamorosa è datata 45esimo con Lanzalaco che rientra, trovando però l'esplosività di Ettore Traverso che permette al Mignanico di andare al riposo sullo 0-0. La ripresa parte da dove era terminata, cioè con il Cogoleto in avanti, con il mancino di Paini che muore un palmo oltre il palo difeso da Traverso, bissata poco dopo dall'occasione del neoentrato Guerrieri, ostacolato dal compagno Piccardo. Alla prima occasione però i padroni di casa riescono a colpire sugli sviluppi di una punizione non trattenuta da Mancuso, il tapin di testa e di Gazzo con la miracolosa respinta dello stesso numero uno ospite, che però non può nulla sull'ennesimo, il secondo tapin, questa volta di Vera Alvarado, che porta in vantaggio il Mignanico. Lo stesso autore della rete a 5 minuti dal termine viene espulso per un'ingenuità ai danni di Guerrieri. Con il Cogoleto in superiorità numerica, la squadra di Cappanera prova a raggiungere il pareggio prima sul cross di Guerrieri. Rossi e Alessandro Bianchi non riescono a correggere in rete, con nel mezzo il contropiede firmato Moro che sfiora il raddoppio. Ma al terzo minuto di recupero la doccia gelata per i padroni di casa, con Rampini che c'entra e Tagliabue che sigla l'1-1. A Serraricò finisce 1-1, last minute. Al Mignanico stava riuscendo l'impresa di riuscire a portare a casa i tre punti capitalizzando una gara cinica. Un pareggio agrodolce invece per il Cogoleto, prezioso perché ottenuto nei minuti di recupero, ma che lascia l'amaro in bocca perché un'eventuale vittoria avrebbe permesso di scavalcare il Marassi, oggi sconfitto a Sori.